Io vado al lavoro, sono le 8:20, mi devo anche sbrigare perché c'è sempre tanto traffico. E niente, come avete visto, stamattina non mi sono allenata perché ho capito che è meglio l'allenamento dopo il lavoro, perché io ho bisogno di dormire al mattino e alzarmi alle 6 comunque vuol dire andare a letto un bel po' presto, ecco, per me, insomma. Però spesso comunque la sera ho delle cose da farmi, voglio svagare un attimo e non riesco ad andare a letto tanto presto. Invece comunque svegliarmi un'ora dopo alle 7 senza allenarmi è molto meglio, e mi sto allenando già da questa settimana, ho iniziato la sera e mi trovo bene, insomma. Quindi mi sa che farò così. Niente, non ce l'ho fatta con l'allenamento mattutino. Niente, state guardando questo video di mattina, vi auguro una buona giornata anche voi e noi ci vediamo stasera. Sono arrivata a casa, sono le 7 di sera, sono arrivata verso le 6:35. C'è un traffico che veramente è bello pesante, diciamo che quello secondo me è che mi stanca veramente tantissimo. Comunque adesso andiamo a cena io e Brian da due amici che poi partono per la Sardegna per le vacanze di Natale, quindi non li vediamo più, e gli porto dei tortellini di mamma. E però non volevo arrivare là a mani vuote, volevo fare, anche se sto per svenire, un'insalata con mela, noci e arancia, che secondo me è buonissima, ve la straconsiglio. Quindi ora la preparo al volo. Il pranzo per domani è già pronto, per fortuna ho i miei genitori che mi aiutano veramente tanto in questo, e abbiamo orzo e lenticchie, o riso e lenticchie, no, è orzo. Quindi per domani abbiamo un pranzettino veg, ma io comunque ci aggiungo sempre un pochino di parmigiano. Poi vabbè, le solite merende, frutta, frutta secca. Adesso mi mangio un po' di frutta come merenda. E sì, perché devo dire, non ho mai tantissima fame quando torno e non mi so portare la merenda là perché non sento necessità, cioè non ho fame. Comunque niente, adesso prepariamo. Ho trovato una carota cotta. Too hard for this lady. I'm just not what she likes. I'm thinking that girl, what you need to fall for me. You got me lovesick like this is a real disease. Finalmente vi posso presentare la mia nuova compagna di vita al lavoro. Questa borraccia non è il legno vero, è solo una copertura in alluminio, in acciaio, non mi ricordo. Dovrebbe contenere un litro, ma ne contiene 850-900 secondo me. E facciamo 950, che ne so. Comunque ne contiene un po' di meno, però è molto buona. È un po' pesantina, però poi ci si abitua. Cioè, questo è già il terzo giorno e la riesco a maneggiare per bene. Il primo giorno ero sempre lì, porca, facevo allenamento. Adesso la riempio e oddio, salve, e sono cotta. Bene, ah, qua in camera mia è più buio. Preparato tutto per domani, merendina, pranzo, come dicevo, con orzo e lenticchie. Ho aggiunto un po' di verdure cotte, broccoli, sì, e carota, e un tocchetto tipo 20 grammi di parmigiano, che è sempre buono mangiato così, anzi non l'ho grattugiato. Poi adesso cambio di look per palle, per essere diversa domani. Tengo gli stessi pantaloni. Vabbè, tanto non si vede niente. Questi qua, magari se riesco vi lascio la foto qua, perché li ho presi da Amazon. Sono dei jeans e a vita alta neri, che sono tra tutti i jeans che ho, questi mi mancavano. E li ho ordinati da Amazon questa settimana, 25 euro. E ho detto, se non mi piace, cioè se c'è una virgola non mi va bene, dato che sono stati 25 euro, li rimando indietro. Invece è andata molto molto bene. Sono leggerini, però insomma, tanto non è che devo stare chissà quanto fuori, sono in ufficio. E niente, volevo solo dirvelo, magari vi lascio anche di questi qua il link. Se usate il link che vi ho dato della borraccia e di questi pantaloni, io ho un'affiliazione con Amazon, quindi ci prendo una piccola percentuale se li acquistate, quindi un po' come bulk powder, ecco, se acquistate tramite il mio link io guadagno una percentuale. Oh, fiatone. Comunque adesso mi sa che vado di un pochino più sportiva, perché solitamente uso questi stivaletti che ho preso da Zara prima di iniziare a lavorare. Sono costati 40 euro e non me l'aspettavo, ma sono veramente molto comodi. Li utilizzo tutto il giorno là, e comunque dato che mi muovo spesso non mi sono mai venute vesciche, ma vengono sempre le vesciche. Comunque direi che domani vado di scarpe da tennis e felpone. Adesso
Wow, questa magliettina, questa l'ho presa in piazzola a Bologna. E comunque, direi, se riesco vi faccio un attimo vedere i jeans. Non so se si vede qualcosa. Non è che è un po' buio, però. Ah, come avete visto, stasera niente allenamento perché mi sono allenata lunedì sera, ieri sono stata arrampicata e oggi sono cotta. Quindi pausa, domani dovrei andare arrampicata, ma adesso vediamo, perché voglio provare a integrare un giorno in più di arrampicata, perché con solo due volte vedo che mi sto un po' bloccando, nel senso che una mia amica ha iniziato insieme a me, eravamo più o meno allo stesso livello, lei però va una volta in più a settimana e sta iniziando ad avanzare un pochino di più. E io assolutamente non mi faccio superare, però ovviamente devo dare priorità al lavoro, cioè non posso poi essere uno zombie al lavoro, quindi adesso vediamo con calma. Vedo domani come reagisce il mio corpo, come sono messa. Comunque riesco a dormire abbastanza bene, cioè almeno 7 ore le dormo. Però visto che, vabbè, diciamo che questo abbiocco mi è venuto, che era già comunque finito l'orario di lavoro, mi è venuto verso le 5 e mezza, proprio un bel sonno. Quindi comunque ho tenuto bene botta più o meno tutto il giorno. Comunque basta parlare, chiaro. Ah, no, no, sì, basta parlare. Volevo segnalarvi inoltre. Io volevo dirvi, non ho mai trovato degli smalti che mi durassero proprio di 5 minuti dopo averli dati. Mi si sbucciano sempre subito tutti quanti. Invece, totalmente a caso, ho trovato della Essence. Questi smalti qua che credo siano anche nuovi. Cioè, insomma, li abbiano tirati fuori da poco. Sono smalti gel, ma io già avevo preso degli smalti gel, quindi non è tanto quella la particolarità. Però mi sono durati 2 giorni senza sbucciarsi e si sono solo un po' sbucciate perché ieri arrampicata è inevitabile, però vi dico, ha tenuto lo stesso benissimo. Quindi straconsigliati questi smalti. Veramente, veramente ottimi. Dicevamo, cambio di look. Mi mettessi una felpa tipo questa con, oddio, con queste qua. I love myself before I could love you. Had my heart open for a girl I felt close to. Nowadays nights feel more alone, cause I ain't thinking them. Scusatemi, è il giorno dopo. Ieri non sono riuscita a chiudere il video perché siamo tornati a casa e eravamo sfatti. Oggi è il giorno dopo. Sono tornata da un'oretta d'arrampicata. Comunque ho finito di cenare. Adesso gioco un pochino al computer che tutta la settimana poi non ho giocato. Ero sempre abbastanza sfatta, sono quasi le 10, dopo mi faccio un doccino e vado a letto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video è uscito oggi lunedì e tra 2 giorni è Natale. Quindi io vi auguro un buonissimo Natale, delle buonissime feste e viva il cibo!